Buonasera, Loredana Buoso, notizieinunclick.com. Attaccano la famiglia per andare verso una dimensione diabolica della vita, di Alessandro Meluzzi. Quello che è in corso oggi è un vero e proprio attacco alla famiglia. La famiglia intesa come la base di ogni comunità e contenitore di solide radici valoriali, che l'ideologia del capitale, del globalismo e del politicamente corretto vorrebbe annientare, distruggere per poi ridurre la società stessa ad un grande mercato dove l'individuo non è più membro di una comunità, scusatemi, ma soltanto un codice a barre, grande prof come al solito. Vi rimando alla base, alla fine, non alla base, dell'articolo dove potete cliccare sul video, sul link che vi rimanda al video e praticamente qui avete l'intervista completa del professor Alessandro Meluzzi. Ancora un paio di notizie. Musica Pordenone, le autorità vaticane sospendono il concerto del 26 ottobre. Slitta da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre l'inaugurazione del Festival Internazionale di Musica Sacra. In cartellone fino al 18 dicembre a Pordenone nel Duomo Concattedrale San Marco e in altre sedi cittadine. Un festival, spiega Luciano Padovese, presidente della Presenza e Cultura che promuove la manifestazione, ci auguriamo bene augurante per una ripresa completa delle realtà sociali e culturali in Italia e nel mondo, gravemente ferito dallo tsunami mondiale della pandemia. L'ispirazione triennale del programma si richiama al concetto di Trinità, sacro pur nella sua radice umanissima di padre, madre e figlio, un riferimento senza dubbio alla Bibbia ebraico-cristiana, in cui il padre è l'iniziatore di ogni cosa, ma anche un richiamo alle altre religioni, dal web. Questa è la nostra pagina di Notizie in un clic che potete trovare chiaramente su Facebook. Alcuni titoli veloci veloci e poi vi lascio andare. Mattarella, la pandemia non aumenti le diseguaglianze nel paese. Confesercenti, rischio chiusura per 20.000 attività con nuove restrizioni. Signori, credo che da qui non se ne esca. Mamma mia. Teniamo duro, teniamo duro. Presidenziali USA, 63 milioni di telespettatori per il duello Trump-Biden. Finiti Posiletto in terapia intensiva. Ancora questa, le misure del governo questa volta sembra siano adeguate e proporzionate. Speriamo, ce lo auguriamo tutti. Grazie per aver seguito Notizie in un clic, se vi va mettete un like e iscrivetevi al canale sempre se vi va. Buon proseguimento di serata. Ciao ciao!